Mentre Catania è in festa, onorando Sant'Agata, la patrona, vergine e martire, una ragazza, tredicenne, catanese, è stata stuprata nella villa Bellini ed il fidanzato, 17enne, pestato da un branco. Sette egiziani, quattro maggiorenni e tre minori, già ospiti di centro, tutti identificati dai carabinieri del comando provinciale. Un fatto simile a memoria mai era accaduto in un contesto nella città di Catania. La ragazzina abusata ed il fidanzato picchiato hanno identificato i componenti del branco, assicurato alla giustizia dai militari dell'arma. Angela Maria Viscuso, che è da anni in azione contro la violenza alle donne e con lo supporto dei centri CAV, prospetta mirate strategie. Io dico, e se fosse stata la vostra figlia, o vostra sorella, o vostra madre, cosa avreste fatto voi? Difendersi e difendersi non è una filosofia, ma una disciplina che si adatta a tutti, specialmente ai più deboli e alle vittime predestinate di questa società, che siamo noi donne. Lo studio della violenza intende dare consapevolezza per evitare le violenze, innanzitutto con una grande attenzione agli atteggiamenti preventivi per soggetti a rischio come noi donne, che siamo le più esposte alle violenze di tutti i giorni. Imparare la filosofia contro la violenza di genere e la tecnica della difesa personale non serve soltanto nell'eventualità dell'applicazione della pratica, ma servirà soprattutto sotto il profilo psicologico e servirà a restituire la tranquillità e quella fiducia in sé, che sono il bene più prezioso e più minacciato per la stessa qualità della vita. Pensiamoci un attimo al fenomeno della violenza sulle donne. Si parla principalmente di violenza sessuale, consumata in luoghi più o meno appartati da parte di sconosciuti o delinquenti, come il caso della nostra piccolina di 13 anni che è accaduto a Catania, è stata assalita e stuprata dal branco. Nasce così l'importanza di avere uno stimolo che crei una mentalità di reazione e prevenzione contro la paura, che consenta alle donne di reagire e dopo denunziare con sicurezza. Il branco dei teppisti si eccita maggiormente, proprio queste sono le due situazioni apparentemente opposte. Da un lato, nella consapevolezza di far provocare paura, dall'altro lato, l'opportunità di mostrare il proprio coraggio al branco. Bisogna evitare, se possibile, di camminare in zone buie e sconosciute. E di sera, vi raccomando, di tenervi sempre sul lato più luminoso della strada. Il fine ultimo del branco è creare qualcosa, è creare, dimostrare qualcosa a se stessi e al branco a cui appartengono. La difesa è una filosofia più che una disciplina marziale, adatta a tutti, specialmente ai più deboli e alle vittime predestinate di questa società. Lo studio della stessa intende dare una conoscenza per evitare le violenze. Innanzitutto una grande attenzione agli atteggiamenti preventivi per questi soggetti a rischio, e soprattutto parlo di noi donne, le più esposte alle violenze di tutti i giorni. Imparare la filosofia e le tecniche della difesa personale non servirà soltanto nell'eventualità di una loro applicazione pratica, ma servirà soprattutto sotto il profilo psicologico. Servirà a restituire quella tranquillità e quella fiducia in sé, che sono il bene più prezioso. Noi crediamo anche che anche la voce sia un'arma e uno scudo. La voce è uno strumento molto importante per la difesa personale, a patto di utilizzarla bene. Con questo non voglio dire che dovrete imparare a cantare, più semplicemente dovete usare con accortezza la parola o il grido, a seconda delle circostanze. È una carica psicologica che scoraggerà gli assalitori. Sarebbe importante che vi fossero le guardie di quartiere. E un progetto del genere fu effettuato a Milano qualche anno fa, ma purtroppo la mancanza di fondi fece scemare l'iniziativa. E a nome di tutte le donne e dei centri antiviolenza chiediamo, e delle donne vittime di violenza del branco, chiediamo più protezione per le donne. Chiediamo allo Stato, chiediamo alle regioni, ai comuni, maggiore presenza. Per molto tempo la problematica fu presa con leggerezza.